Ma c'è una chiave qua. Tra l'altro non ho visto una cosa io. Beh dai, ne ha un po' di trofei. E sono tutti quanti nascosti. E sono tutti ultra rari. Ma è perché poca gente li ha presi o perché sono difficili da ottenere? Vabbè, a questo punto quello che rimane è proseguire, immagino. Chiedo scusa, potresti concedermi un momento? Certo. Perdonami se ti ho chiesto di venire qui con così poco preavviso. Oh, che maleducata, mi sono distratta nonostante sia io ad aver richiesto la tua presenza. Ora, visto che hai risvegliato il tuo nuovo potere e hai iniziato sull'esplorazione, ho una proposta per te. Vedi, starei ragionando su una certa questione. Tuttavia è un problema per il quale mi manca ancora una soluzione. Mi ha lasciato confusa, certamente perplessa, indubbiamente scombussolata. Per cui, qualora me lo concedessi, vorrei osservare queste tue novelle abilità. Ti chiedo di soddisfare le mie richieste. Ritengo che, così facendo, mi forniresti un'adeguata dimostrazione del tuo potere. Naturalmente riceverai una ricompensa a seguito di qualunque incarico. Ancora si è distratta. Bene, la spiegazione della mia proposta è conclusa. Sono proprio impaziente di vederti sfruttare il pieno potenziale del tuo potere. A quanto pare ora posso decidere di accettare le richieste di Elizabeth. In questo capitolo d'altronde non ci sono robe che possono scadere, giusto? E la madonna, quante ombre ho già sconfitto. Ho già finito tutta quanta la questline. Aspetta, quindi è cambiata la porta adesso. Hai già finito di esplorare. Ok, però posso rientrarci, perfetto. Ok, ogni volta ci sarà una porta nuova che è interagibile, ma posso comunque rientrare nelle zone vecchie. Cocito, entriamo. Ok. Cercherò di fare una scansione. Percepisco nemici potenti di sotto, sono ancora lontani, ma è meglio fare attenzione. Aspettate, fermi. Rivela un altro segnale bizzarro. Che sia quella figura oscura. Per qualche motivo sembra davanti a noi, ma al tempo stesso è molto lontana. Mi dispiace, non riesco a triangolare la posizione di quest'altra presenza. Cercherò di indagare meglio. Per ora concentratevi sull'esplorazione. Strano, molto strano. E tra l'altro ho dimenticato che potevo prendere Junpei e Koromaru. Ah, però sono a livello 31, dai, non sono così indietro. Pensavo molto peggio. Cos'è sto robo? Vediamo che mostri ci sono. Ok, angioletti. E già subito una mano arcana, grazie. Chissà qual è la prossima carta e se vanno in ordine. Se vanno in ordine di quando l'abbiamo ottenute. Che strana sta zona, sembra letteralmente tutta corrotta. Cioè, lo so che è ovvio che è fatta apposta, grazie agganciamento automatico. Però sembra molto più strana delle altre zone. E ovviamente continuiamo a scendere. Guarda, lo sapevo. Anche nel gioco originale eravate deboli allo sparo. Che bello. Beh, visto che già abbiamo trovato un teletrasporto, non per cose, torniamo indietro e prendiamo anche Junpei. Col senno di poi, se avessi saputo che il gioco era gestito in questo modo, nel senso, tutte le persone del protagonista sono divise da quelle di Aegis, avrei fatto un sacco di persone di livelli più bassi con un sacco di abilità forti. Non per cittare subito, ma almeno per agevolarci nella crescita di Aegis. Magari è un altro modo per dire barare, forse, sì, ok. Però io la vedo come un modo per sfruttare al meglio tutto quello che avevamo fatto prima, semplicemente. Olè, di nuovo il matto, grazie. Che sono punti esperienza extra. E un'altra ombra forte. Quanto sarà forte rispetto a noi? Ah, è il cavaliere. Secondo me è debole al fuoco. La butto lì. Basta guardare gli attacchi a volte per capire cosa è debole un'ombra. Madonna mia, quanta vita c'hai. No, Koromaru non ha attacchi di fuoco ora. Olè, finalmente. Madonna mia, questo qua non finiva più, eh. Sì, ci conviene aumentare il danno degli assalti qua. E direi di prenderci punti esperienza, vedere quanto ci dà, vediamo. 7000, non è tantissimo, non è poco. Cosa c'è qua dentro? Vabbè, intimo dell'eroe, meglio di nulla. Ah, ma io non posso neanche... Oh, strano. Scusami, ma io non potevo, nella vecchia versione, dare gli equipaggiamenti anche a chi non era in squadra? Mi ricordo male. Però sai che mi sa che mi tocca uscire per comprare qualche nuova arma. Vediamo quest'altro forziere. Una cura, una carta. Il talismano spirituale. Come va, Aegis? Sembra che ti stia abituando a fare la leader. Sembrano tutti quanti molto più fiduciosi. È un bene per me perché posso rilassarmi e pensare alla navigazione. Teniamo la testa alta e ce la faremo, ok? Wow. Della serie Aegis, ce la fai perché mi sto rompendo il cazzo. Oh, una bella manina dorata. 6000. Non è tanto, ma non è neanche poco. Mi chiedo quale sia
il cap di livello per le varie porte. Perché comunque noi stiamo salendo, non ti dico lentamente, ma a un ritmo abbastanza sostenuto. Il problema è che non vorrei arrivare a un punto in cui ovviamente noi avanziamo per tutti i livelli, ma arriviamo davanti a un nemico che è nettamente più superiore di noi e non abbiamo potuto fare niente a riguardo. Più che altro non capisco il motivo del fatto che Aegis non comprende più Koromaru. Cioè, non capisco se è per il nostro legame che manca o qualunque sia altro il motivo. Potresti attendere un attimo, Aegis? Sto ricevendo segnali che indicano che una di quelle porte trovate nel Tartaro è qui su questo piano. La monade? Non è esattamente lo stesso segnale, ma ti spiacerebbe cercarlo mentre perlusti la zona? Ok. Dove si trova? Non lo sappiamo. D'accordo. Sarà vicino comunque. È vero, aspetta. Se ci sono le porte della monade, allora potrebbero esserci le carte extra della monade e oltre a quella potrebbe esserci anche la porta dell'orologio. È bello ricordarsi che certi nemici sono deboli a certe cose. Oh, e finalmente Koromaru impara un attacco di fuoco, grande. Il segnale di cui ti parlavo poco fa è vicino. Eccola lì. 3 addirittura? Ma sembrano molte di più. Dobbiamo indagare più a fondo. Perché 3 porte della monade? Chissà dove conducono. Rilevo ombre dietro ogni porta. Da sinistra verso destra i rilevamenti di ombre si fanno più intensi, ma rivelo anche segnali simili ai forzieri preziosi. Ok, quindi dal più facile al più difficile, dal premio più semplice al premio più grande. Ok, ha senso, ma non ne capisco il motivo. Aspetta. Sconfiggendo il nemico speciale al loro interno si attiverà una mana arcana speciale, la quale le carte degli arcani maggiori compaiono più frequentemente. Ma intende le carte quelle da aggiungere al mio mazzo o le carte che devo fare per fare l'impeto arcano? La tenterei la più difficile. Abbiamo Angelo, però speriamo di non pentircene. 3 addirittura, oh porca puttana. Forse mi sono dato la mazza sui piedi da solo. Ok, però attacchiamo per primi. Guarda, è barare? Probabile. Me ne frega qualcosa? Assolutamente no. Ah, però aspetta, forse è questo che intendevo con battaglie consecutive. Non erano 3 ombre assieme, erano 3 ombre una divisa dall'altra. E ok, la prima è andata. Prossimo nemico. Questo in teoria o è debole alla luce o è debole all'oscurità. Oh, ma qualche debolezza ce la devi pure avere, porca troia. Spento come una candela. Allora, in realtà come meccanismo avere 3 porte con una maggiorazione della difficoltà non è terribile. Ovviamente quello che rende tutto più difficile è il fatto che in questo momento tu non dovresti avere abilità atte a poter avere una sfida facile, ovviamente. Forse io ho barato, forse no. Ma io per creare quella persona mi ci sono impegnato, quindi... Dai, colpiscilo stavolta, per favore. Oh, bravo. È poco, ma meglio di nulla. Poi, in realtà, col fatto che possiamo uscire, rientrare e ricaricarci gli SP così come se niente fosse, onestamente mi rende la vita molto più semplice. Battaglia vinta. Mano arcana speciale. Direi di prendere i punti esperienza. Ah, ancora una? Perfetto. Meglio di nulla. Anzi, guarda, tutto ben accetto. Quanto? 11.000. Per la difficoltà che doveva... la madonna. Per la difficoltà che doveva essere, qualcosina di più si potevano sprecare in punti esperienza. Ma comunque, anello della tristezza, magia più 220 di SP, gilet della tristezza. La madonna, ma tu, cos'è tutta sta tristezza, Dio mio? 20 SP, vabbè, meglio di nulla. Ben accetti. Guarda, lo sapevo. Stavo dicendo, questa è un'arma, di sicuro. Mi dà altri 20 SP? Stivali della tristezza, ovvio. La difficoltà in realtà non sta neanche tanto nei nemici. Sta tanto più forse nel fatto che devi affrontare più ondate una dietro l'altra, sai? Credo che sia quella la vera difficoltà. Però, se sei preparato, secondo me, non è neanche così difficile. Ho fatto un altro giro approfondito delle porte della monade e ho scoperto una cosa un po' particolare, che magari questa zona o magari
tutte le cose sono equipaggiamenti della tristezza. Anelli della tristezza, cannone della tristezza, gilet della tristezza, gambali della tristezza. E tra l'altro le stesse cose con gli stessi nomi hanno anche effetti diversi. Agilità 2 e 20 SP, agilità 2 e 20 HP. Non ho capito se è solo questa zona che ha tutti gli elementi della tristezza o tutte quante le cose all'interno di questi dungeon saranno tristi. Triste un po' come me che ho speso un sacco di soldi per questo DLC. Onestamente questa cosa non mi va molto giù, onesto. Ma questa cosa ce l'ho qua dai tempi di Kingdom Hearts 3. Perché gli sviluppatori tanto lo sanno che potrebbero mettere tutti questi contenuti all'interno dei giochi base, ma sanno che se fanno il DLC ci guadagnano ancora di più. E questa cosa è veramente da stronzi. La zona è nostra. Vai pure, guarda. Vai Koromaru, fatti un giro. Segna il territorio e torna felice. Niente di che, bravo cagnolino. Ci stiamo avvicinando a una presenza potente. Non è molto lontano ormai, fate attenzione. Segnale di quella porta, perfetto. E loro due salgono di livello, bravissimi. Stai fissando Aegis perché? Oh, poverino, si era attristito perché non lo capiamo. Ah, tra l'altro ho appena notato che le porte, lo sapevamo già, ma le porte per indicare appunto la loro difficoltà hanno una fiammella, due fiammelle e tre fiammelle. Ovviamente ci andiamo un po' a sprecare visto che stiamo per affrontare il boss, ma io continuo con la strada delle tre fiammelle dato che non sono molto difficili, abbiamo Angelo e soprattutto ci danno un bel po' di premi. Ecco fatto, facile. Oh, siamo più forti delle ombre adesso. Incredible. A qualcosa è servito allora allenarsi. Mana arcana gratuita. Ci prendiamo i soldi. Chiave. Di nuovo l'ombra. Mi sa che al prossimo piano. Ma perché? Io ti giuro che non riesco a capire. Perché non riesco a identificarci. Cioè, siamo noi i giocatori che lo capiamo che è lui e loro no per storia o sono veramente così stupidi? Perché a questo punto mi viene il dubbio che sia io che lo capisco ma loro no per ovvia cosa. Quindi adesso lasciamo giù un attimo Sanada, ci riprendiamo Yukari. Quindi in teoria adesso, appena combatteremo contro questo mid boss fight, troveremo un'altra porta che però sarà di intermezzo fra qui e il deserto, giusto? Rilevo un segnale molto forte giù in basso, è tutto pronto? Andiamo. Ok, un tavolo, delle manine e uno schifido per terra. Un momento, è di là. Di là cosa? Ah, ecco, di nuovo la presenza. Oh, è sparito di nuovo. Come se non ci fosse un domani. Andiamo. Effettivamente questa frase adesso ha un senso. Non ci sarà un domani se non ci sbrighiamo. E che palle. Iniziamo proprio a fare le merde. Facciamoli esplodere. Secondo me il tavolo è debole al vento. Ok, forse lui è debole al ghiaccio. Vediamo. No, mi sa che nessuno è debole al vento, sai. Esatto. E no, e che palle. Qualcuno debole al ghiaccio? Ovvio. Quindi, se lui è debole al ghiaccio, in teoria lui è debole al fuoco. Koromaru, dammi soddisfazioni. Il problema è lo schifido lì per terra. Direi l'elettricità, ma non ci giurerei. Vabbè, colpisci tutti, dai. Dai, 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 che manca poco. Su, su, su. Perfetto, uno è andato. Questo qua sta per creparci. No, 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 no. Perfetto, bravo, bravo. E tu esplodi. Ma fatta al culo. Porca miseria, Metis. Anche io che ti do fiducia. Ok. Così si fa, porca miseria. Guarda tua sorella cosa fa. 26.000 è il tarocco del mago. Parti personalizzate. Quello un po' meno utile. Koro-chan era in forma smagliante all'ultima battaglia. Forse ha dato il massimo perché è di nuovo con noi. Sembra così, guarda quanto è fiero. Sento anche che è molto affezionata a te, sorella. Dimmi, sorella, chi di noi ti aiuta di più? Rispondi onestamente, per favore. Non posso compararvi, cioè, è ovvio.
Davvero? Oh, non me l'aspettavo, in tutta onestà credevo che avresti scelto uno dei tuoi amici, ma non l'hai fatto. I tuoi pensieri sono profondi per essere un cane. Cioè, quindi adesso... Vuoi vedere che la mia teoria è più giusta di quanto pensassi? Io l'ho sparata perché ho dato a occhio. Io ho detto che lei sembra la cristallizzazione fra il personaggio e Aegis. E vuoi vedere che lei ha proprio preso fra le varie abilità quella di comprendere anche Koromaru? Perché noi non capiamo più Koromaru da quando è già tutto sto casino, in teoria. Sembra che stia andando tutto piuttosto bene. Speriamo di continuare così mentre andiamo avanti. Speriamo. Quindi questa porta ha fatto cadere una specie di oggetto, non so cosa sia. Potresti farmi vedere al dormitorio? Vorrei dare un'occhiata da vicino. Non ne ho la certezza, ma credo che potrebbe rivelarsi utile. Grazie, Aegis. Allora, quindi, di qua si prosegue. No, di qua ci sono quattro forzieri. La madonna. Ce l'ho abbastanza chiavi. Quindi, aspetta, 3, 3, 6. Sono un po' tanti, però... Speriamo ne valga la pena. Guida vede per principianti gli scontri corpo a corpo. Vuoi vedere che sono oggetti per andare avanti con i vari compagni, questi? O forse... Ci sbloccano le loro teurgie. Tirapugni della meteora, bello. Ci sbloccano le loro teurgie, quelle avanzate magari. Giacca da picchiatore, questo è per... Tutto questo piano per Sanada, mi sa, sai? DVD campioni leggeri. E come avevo previsto, il mid boss fight ogni volta ci apre una seconda porta, sempre qui. Portami un tirapugni della meteora, eccotelo qua. Vorrei uscire per andare a vendere le cose e tutto il resto, però non credo che ne valga la pena per ora. Ah, mi sono anche risposto alla mia domanda. Sì, c'è la torre dell'orologio. Lo so perché mi ha portato sia Ken che Junpei al livello di Aegis. Dopo il dormitorio voglio vedere quel DVD e quella rivista. Quindi andando di qua si prosegue ora. Come cambierà questa zona? L'altra volta era una roba futuristica. Secondo me adesso è un castello. Beh, non è propriamente un castello. Mi ricorda un po' la zona dei nani di Skyrim. Non importa, chiedo scusa. Non sto rilevando nemici particolarmente forti al momento. Ma le ombre in giro per il piano sembrano più forti di quelle che avete affrontato finora. Che novità. Fai attenzione, Aegis. Un segnale di quella porta. Ok, saranno cambiati i nemici? Beh, 2500 per due nemici così, mica male. Ed ecco di nuovo le porte della monade. Vabbè, io continuo sempre con quella da 3. E vederli da qua, i nemici mi sembrano sempre gli stessi. Non riesco a capire se il fatto che i nemici sono sempre gli stessi è un caso, o magari perché scegliamo sempre quello da 3, o magari perché in questa porta i nemici della monade sono sempre solo loro. A questo punto mi viene da chiedermi se in quella da 2 e quella da 1 i nemici siano diversi. Questo segnale, questi movimenti, l'ombra avida si sta avvicinando. Oddio, di nuovo l'ombra avida. E ancora lei. Allora, purtroppo non abbiamo la scansione di Fuka, quindi molto probabilmente la perderemo. E se ne va. Certo, brava. Un'ombra forte, ma quanto sarà forte? Diciamo che per ovvia sicurezza io almeno una piccola ricarica gli SP me la fo. Ah, ma è un gruppo di manine. Non mi sembra niente di che, eh. Onesto, non credo serva neanche sprecarsi. Però forse sono pericolose, sai? Devo essere onesto, questo giro è stato troppo facile. Ma sei scemo. Contro l'unico che resiste al fulmine, bravo. Vabbè. Spero mi dia almeno un po' di esperienza sta roba. Sì, esperienza. Vediamo. Sti cazzi, mica male. Ho appena realizzato una roba. Oh cazzo. Ho appena realizzato una roba mega fastidiosa. Sapete cosa dovremmo fare più avanti nel gioco? Dovremmo prendere tutti quanti gli oggetti che si ottengono livellando determinate persone, per esempio Metatron. E io adesso ho il dubbio se alcune persone le ho già salvate dopo aver ottenuto quegli oggetti. Spero di no, spero di no. Pare che la strada si interrompa di nuovo un po' più avanti. Ci siete quasi, potete farcela. Dove sarà quindi il prossimo teletrasporto? Secondo, guarda, la butto lì, o la scuola o il tempio. Io dico il tempio perché è più utile, dato che potrebbe duplicarci le carte, se andiamo dal punto di vista dell'utilità. Se andiamo dal punto di vista logico, potrebbe essere qualsiasi altra roba. Oh, Alkogan, ciao. Bravo Koromaru che sale di livello e apprende Maeika. Oh, grazie chiavi.
Però davvero avrei bisogno della carta del diavolo io. Avrei bisogno della carta del diavolo, così duplichiamo tutte ste chiavi, perché veramente siamo a corto. Mano d'oro! Tazzard. Madonna mia, quanto è facile prenderle con Aegis le mani d'oro ora. Non t'azzardare a evitare il colpo, eh. Non t'azzardare. Guarda, dammi più punti esperienza, già che ci siamo. 13.000. Non so perché questa ambientazione mi ricorda un po' i dungeon di Bloodborne. Quelli dei calici. Di nuovo la porta. Perfetto, saliamo anche di livello. Oh, brava Metis che impara carica. Ed eccoci arrivati alla fine del dungeon. Sembra che siamo arrivati alla fine di questa sezione, ben fatto. Stanno venendo tutti qui, dai un'occhiata prima che arrivino. Faccio subito. Ah, ok, questo giro proprio, pam, subito. Oh, siamo nel passato quindi. Stiamo parlando di Ken qua. Ok, era palese che stavamo guardando il suo passato. Ovviamente no. Perché lui non può vedere quello che ha visto lui, ovviamente. Tan tan tan. Yonaka-goro, boku toire ni okite. Sostara, genkan no mae ga sawagashikute. Mitara, kokousei kurai no otoko no hito ga atama o saete ogoe dashitete. Oi oi. Soitsu ga yatta tte? Ie ga zenbu peshanko ni natte tan da zo. Soitsu karada kara uma mitai na kakkou no hikaru kaibutsu o dashitan da. Hai. Ecco, ti pareva. Che cazzo ridi davanti a un bambino che gli è morta la madre adesso? Ma che poliziotto di merda sei? Esatto. E Ken ora dirà: non mi crede nessuno, ovviamente. いいかい。これは事故なんだ。交通事故。酒飲み運転の車が家に。嘘だ。そんなの作り話だ。 Wow, che poliziotto Lidl dovere. Ma che schifo di poliziotto è questo? Bravo figlio, vai. Sotsuki. Shinjiru tte itta kuse ni. Ma che schifo di poliziotto, madonna mia. Otona nante shinjirare nai yatsu bakkari. Ed è per questo che si fidò di adolescenti poco più grandi di lui. Il vendicatore. Tobira ga kieteru. Tra l'altro, Metis è completamente stravolta. Anzi, l'assassino di tua madre ti ha anche protetto. Ma
この日から僕は時々影時間を体験するようになったんです。アマダ、交通事故なんかで手を打たせたのは大方私の実家だろう。すまないと思っている。おい、メティス、今のはどういうことだ？ Perché sono porte sul passato? どういうことって？ああ、全員が共有してない過去はただ見ることしかできないみたいですね。新発見です。そんなことじゃない。なぜあんな古傷を暴くようなものが見えた？ ma che cazzo? Allora, io capisco che Sanada in questo momento ce l'ha ancora con lei. Esatto. Cioè, non è che lei, perché conosce questo posto, allora tutte le risposte, sa tutti i motivi di tutto quello che succede. Sanada si sta comportando da stronzo, ha anche ragione, però porca troia, dalle almeno il beneficio del dubbio. Nanika kakushiteru n janai daro na. Sore 私に何のことがあるんですか？これは推測ですけど、多分扉は入った者の意思を反映するんです。最初が補給できる場所だったのも、ラウンジに通じたのもきっとそのせい。あなたたちの今の望みは一刻も早く時の狭間を消して助かることでしょう。なら扉の中で見たものはたとえ直接関係ないように思えても意味があるはず。私に言いがかりをつけてるより、そういうことを考えるべきだと思いますけど。esatto, c'ha ragione lei. Sanada, c'ha ragione lei. È inutile che fai l'incazzoso. 彼女の言うこと、当たってるかもしれないし。ha ragione, ha ragione. Amada. Io capisco che lei faccia un po' la spocchiosa e dice: occupereste meglio il tempo al capire il motivo che prendertela con me. C'ha ragione. È un modo stronzo da dire, ma c'ha ragione. Fattene una ragione. Per quanto io abbia apprezzato tutto il tempo il personaggio di Sanada, e io lo ripeto, è da questo inizio di DLC che tutti i personaggi che avevo un po' rialzato, anzi più che un po', che si erano rialzati da soli tranquillamente, quindi lui, Yukari, ma anche Aegis a modo suo, lei non è che mi è scesa, però è completamente stravolta come cosa, stanno calando piano piano, mentre personaggi che invece hanno avuto una risalita, una discesa, una risalita, una discesa, come appunto Ken e Junpei, madonna mia Junpei, lo sapete io quanto ce l'abbia avuto con lui fino a un certo punto, non stanno facendo nulla per rendersi antipatici, anzi... quello è vero. A scuola non impari nulla che sia utile per la vita reale. Beh no, è anche perché vuole diventare campione. もしかしたら俺も。やめましょうよ、そんな話。Eccola lì。私のこと言ったってしょうがないでしょ。私たちが死ぬ気で戦ったのって。何のため、前向いて歩かなきゃ。意味ないよ。ゆかり。行きましょう。Che cazzo ho appena detto? Personaggi che comunque hanno sempre avuto la cazzimma, come Yukari e Sanada, sono stati stravolti. Porca puttana. Per quale motivo avevamo visto un frammento del passato del nostro amico? Boh. Scusami, Aegis, è un problema se do un'occhiata alle parti che hai trovato durante l'esplorazione? Vai pure. Vediamo. Proprio come avevo ipotizzato, queste parti si possono equipaggiare sulla struttura di Aegis. Questo nuovo materiale di base è molto più leggero del tuo hardware attuale, ha anche proprietà termiche e di resistenza strutturale diverse. Quindi sono protezioni per noi? Fammi capire. Ehi, Aegis, credo che queste parti ti permetteranno di fare cose prima impossibili del tipo... Vorresti che le installassi? Capisco che le hai dei dubbi, però... Non saprei. Lascio tutto nelle tue mani. Ok, conta pure su di me. Da quando è ingegnere lei? Va bene, sarebbe anche un'ottima occasione per fare un po' di manutenzione. Quindi che ne dici se andiamo nella tua stanza? Fuka ci sta provando con noi. Fuka-san ha installato le nuove parti. Vediamo.
Ho modificato la tua unità di movimento e l'erogazione di potenza per migliorare la stabilità generale. Ora dovresti avere una gamma più vasta di movimenti, cioè... Questo renderà più fluido il passaggio dalla corsa all'attacco, cioè mi hai reso più veloce, migliorando l'efficienza energetica. Ora puoi usare l'imboscata. Allora, che ne pensi? Non vedo l'ora di provarlo. Gambare! Sono contenta che ti piaccia. Fammi sapere se trovi altre parti, così potrò installarle. Ottimo, ottimo, ottimo. Va bene, ci sta. Yes. Va bene. Ho finito le mie ricerche. Da qui in poi ci penserà Yamagishi. Da questo punto in poi farò parte delle spedizioni principali, come tutti voi. Ora l'intera squadra può concentrarsi sull'esplorazione. Se vi serve una mano, chiamatemi senza problemi. Ci sono momenti in cui possiamo stare anche con i nostri compagni. Allora, calmi un attimo. Andiamo a vendere tutta la roba inutile. Oh, ma ogni volta che facciamo un dungeon tu c'hai qualcosa per noi? Bevanda energetica, che così la diamo anche a Elisabetta. Ok, abbiamo già ottenuto anche roba nuova. Ma nulla che valga la pena fare per ora.